Partono in questo istante anche gli atleti della categoria G6, ultima gara in programma per questo primo trofeo Cofer, trofeo Cycling Team Corte Franca Memorial Angelo Ferlucci. Partenza tutta per la categoria G6, che non si è fatta intimorire dal numero di giri che dovranno percorrere, ben 12, quindi quasi 15 chilometri su un percorso come quello di Colombaro. Alla fine diventerà abbastanza tosta. Abbiamo visto subito la Monteclarense tra le prime squadre che hanno sferrato gli attacchi. È passato soltanto un giro, ma il gruppo è già praticamente inesistente, lunghissimo, in una lunga fila indiana con tantissimi buchi tra un atleta e l'altro. Vedremo se la corsa subirà un rallentamento oppure se continueranno a tirare dritto. Insieme all'atleta della Monteclarense abbiamo visto in questo momento anche un portacolori della Ronco, è una coppia quindi al comando che sta guidando questa gara. Più indietro il resto del plotone, l'abbiamo detto anche prima, allungatissimo, che sta cercando di recuperare sugli avversari. Un forte rallentamento sulla testa della corsa ha permesso alla prima parte del plotone di raggrupparsi. Sono 12 gli atleti che guidano in questo momento la gara. Siamo circa a metà delle tornate che dovranno compiere prima di concludere la propria fatica. Vedremo se ancora qualcuno avrà le forze per proporre un'azione. E sul finale di gara ci prova ancora una volta lui, Miles Cori Porcelli della Monteclarense. Questa volta è partito deciso, siamo ormai al suono della campana. Il suo vantaggio sta aumentando sui diretti avversari. Siamo ormai agli sgoccioli con Miles Cori Porcelli che transita sotto il traguardo esultante e va a vincere precedendo Daniele Bono e Fabrizio Pastori. La classifica in quinta posizione: Simone Codenotti della Ronco, quarto Michele Daffini del progetto ciclismo Rodengo Saiano, terzo gradino del podio per Fabrizio Pastori della Ronco, secondo il suo compagno di squadra Daniele Bono e vincitore Miles Cori Porcelli della Monteclarense. Tra le ragazze, terza Vanessa Benuzzi della Nuvolera, seconda Isabella Assolini della Monteclarense e vincitrice Nicole Comincini della Ronco.